Cioè, che parco è un amico. Vi aspettiamo nel camerino. Signora Bartoli, è stato veramente... Signora Bartoli, grazie per questo momento. Signora Bartoli, non conoscevo Salieri. Non conoscevo Salieri. Conoscevi Salieri? No, è stata una scoperta per me. Signora Bartoli. Ti è piaciuto il concerto? Sì, molto interessante, in alcune parti un po' meno. Ma che stai facendo? Niente, volevo farle qualche domanda, saperne un po' di più su Salieri. Ma non lo vedi che spento il registratore? Ecco, dunque dicevamo, perché Salieri? Beh, sei sentito il concerto, no? Veramente, non proprio tutto, perché sono arrivato un po' in ritardo. E di quanto? 5 minuti. Stavo con un problema con il motorino Signora Bartoli, no? Cecilia! No, per piacere. No, mi faccia finire. No, alcune domande, per piacere, signora Bartoli! Signora Bartoli! Perché tutto recita su lui? Perché proprio Salieri? Ce ne sono tanti come lui. Signora Bartoli! Così è troppo. Oh, che la conosco, Sono un amico d'infanzia. Signora Bartoli, mi perdoni. Mi faccia entrare, 10 minuti solamente. Mi parli di Salieri? Perché un concerto su Salieri? Guardi che lo racconto in giro, che fa la preziosa. Signora Bartoli, mi scusi, sono sempre io. Non vorrei disturbarla, signora Bartoli, ma ho bisogno di parlarle. Signora Bartoli, per piacere, mi faccia entrare. Mi racconti di Salieri? Perché un concerto su Salieri? Signora Bartoli, non è colpa mia, il motorino si è rotto. Vieni con me, dai. Ora mi concede l'intervista. Sì, mamma mia. Tutti si sono mandati a farle. Andrea, raduna gli altri musicisti che voglio cantare un brano per questo ragazzo. Ma si va a mangiare? Ma sì, dopo, dai, 5 minuti. Siediti là. Andrea, facciamo l'aria di Ninetta.
ricco, grazioso e bello, e pieno di cervello, si raro i nostri dì, si raro i nostri dì, se lo dovessi vedere, vorrei cercare un gioie, ma lo vorrei così. Allora, ti è piaciuto? Meraviglioso. Ah, sono contenta. Bene, allora è tutto chiaro. Ci siamo detti tutto, mi sembra. Come ci siamo detti tutto? La vita di Salieri. Che vuoi sapere, la vita. La vita non è stato un romanzo, è stata una vita intensa, molto interessante, piena di incontri. Ma era italiano? Certo che era italiano. Era veneto, pensa, era veneto. Dal Veneto vengono grandi compositori come Vivaldi, Antonio Vivaldi, Antonio Caldara. Insomma, Antonio è un nome, diciamo, un nome fortunato, devo dire. Sì, nasce a Lignago nel 1750. Poi il fratello maggiore, che era musicista, comincia a dare lezione sia di clavicembalo che di violino. Il canto? Il canto, Salieri adorava il canto, secondo me era una grandissima passione. Il canto, adorava la voce, adorava cantare, e fin da piccolino ha sempre cantato, sì. Poi è morti i genitori e si trasferì a Venezia. E a Venezia ci fu un incontro importante, perché lì incontrò Gassmann, Florian Leopold Gassmann, che lo portò a Vienna e gli fece quasi da secondo padre. Sì. E quanti anni aveva? Aveva circa, sì, mi sembra, 16 anni. Ah. Quando andò a Vienna, poi Vienna rimase la casa di Salieri, insomma, sì. Beh, tutto qui. Quasi. No, signora Bartoli, non mi può lasciare così. Non mi ha risposto. Perché Salieri? Perché proprio lui? Signora Bartoli, perché ha scelto lui tra tanti compositori? Perché Salieri? Innanzitutto perché mi piace. Oui, certo. La musica di Salieri è musica piena di emozione. I personaggi sono personaggi veri, reali, sono come te, come me, persone che ridono, che piangono, che si divertono. Ti ci puoi identificare, capisci? Senti, per esempio, senti questa ragazza, no? Che promette fedeltà al futuro marito, no? Lo mette in guardia, però gli dice che promette fedeltà, amore, a patto che lui farà altrettanto. Allora facciamo Vi sono sposa e amante. Certo. Con gli strumenti. Senti come fa dialogare la voce con l'obo e il flauto. Thank you.
Scalieri ha scritto questa cadenza di sua mano proprio, cioè che normalmente le cadenze una volta non si scrivevano, no? Quindi l'ha scritta proprio, proprio un dialogare quest'eco, no? Tra il flauto e l'oboe. Vabbè, ricominciamo allora, dai, allora, la stessa cosa. Ma la sua carriera com'è iniziata?
Così, per caso, non aveva ancora 20 anni quando scrisse la sua prima opera e fu un successo. E poi verrà altra musica, il lavoro con Da Ponte, quello con Beaumarchais, i trionfi parigini, quelli viennesi, i viaggi in Italia e soprattutto l'incontro con Gluck. Pensa, un compositore che ha rivoluzionato la storia della musica, amava così tanto e stimava anche Salieri a tal punto da chiedergli di comporre un'opera a suo nome. Vabbè, ma basta con tutti questi discorsi. Adesso, senti questo rondò. L'emozione di una donna che spera finalmente di poter godere di quell'amore che la fa tanto soffrire. Saprà la stessa storia. Ma non è la stessa musica. È stato anche un grande insegnante, vero Andrea? Certamente, ha avuto moltissimi allievi, tra cui Schubert, il giovane Liszt e Beethoven. Beethoven? E certo, ha dedicato a Salieri una raccolta di sonate. Ma quindi è stato un personaggio chiave nella storia della musica? Sì, malgrado ciò le sue opere sono oggi praticamente sconosciute. È per quello che ha fatto a Mozart. Ma questa è una calunnia ignobile. Ah, è la storia dell'avvelenamento? L'ha scritta Pushkin in una sua pièce teatrale. Quindi è tutto falso? I due si conoscevano. Salieri ammirava Mozart, però erano antagonisti sulla scena. E poi da qui a dire che l'ha avvelenato, dai. Perché no? Scusa, ti pare che Constanze, la moglie di Mozart, abbia potuto mandare il proprio figlio a lezione dall'assassino del padre? Ma dai. Peut-être certaines de mes œuvres manquaient de cœur. Plus je travaillais, plus il me semblait que la musique pouvait nous élever au-dessus de nous-mêmes. Il me semblait même que la musique, parce qu'elle ne dit rien, pouvait tout exprimer. Qu'elle pouvait aller là où les mots et les images ne vont jamais. Qu'elle était une discipline de travail, et même une leçon de vie. Ouais.
Nella musica di Salieri, oltre a quella forza espressiva che ti dicevo, c'è anche un qualcosa di molto spirituale che ti apre nuovi orizzonti interiori. C'è una certa serenità, o almeno la speranza di una serenità possibile, anche quando tutto ruota intorno al dolore e alla mancanza. Ti parlo delle aree più intime, perché poi alle volte hai dei guizzi di follia da fare invidia a Rossini per quanto sono divertenti. Ma è impossibile. Che filosofo buffone, in che misero grottone, sempre in gran meditazione, vaneggiandosi di sta. La speranza, la serenità. Baby!
ma jeunesse. Je sentais en moi une musique qui se voulait plus délivrée, plus vivante, plus proche de la vérité de nos sentiments. Car il n'y a que cela qui compte, et la vérité de nos sentiments. Thank you.
Je n'écris plus que pour Dieu et mes amis. Cela ne fait pas beaucoup de monde. Puis je corrige. Je corrige. Je corrige mes œuvres d'autrefois. Armida, par exemple. Je voudrais que tout soit très beau. J'ai écrit 39 opéras complets, 39. Sans compter toutes les autres pièces. Sur 39, 10 au moins ont été des succès. J'écrivais partout, en allant de Milan à Venise, de Venise à Rome, de Rome à Venise. Toute ma vie, je n'ai fait qu'une chose, de la musique. Je suis né, j'ai vécu pour la musique, pour la recevoir, pour la transmettre. J'ai entendu dans ma jeunesse des œuvres solennelles et pompeuses. J'ai côtoyé Mozart, je l'ai admiré, quoi qu'on en ait dit. Mozart est mort depuis plus de 30 ans et moi je suis toujours là, vieillissant, sans gloire. Pourquoi ma musique n'arrive-t-elle plus aux oreilles auxquelles je la destine? Quelque chose a changé dans les sentiments. Je ne sais pas quoi. Le temps ne peut rien contre l'émotion véritable.